Grazie Presidente. In questo intervento intendo sollevare davanti al Consiglio un episodio rilevante di comportamento arbitrario messo in atto dalla Giunta riguardo il noto problema della riapertura delle civiche scuole paritarie. Mi scusi, Masseroli. Grazie. Nei fatti, oltre un mese or sono, il vice sindaco Guida ha annunciato pubblicamente. Scusate, se i consiglieri non sono interessati e vogliono parlare, possono gentilmente uscire? Colleghi, rispettiamo. Grazie. Per cortesia. Nei fatti, oltre un mese or sono, il vice sindaco Guida ha annunciato pubblicamente che sarebbero state attivate due classi di urne del corso di studi Amministrazione, Finanze e Marketing presso il nascente Civico Istituto Tecnico Economico, già Pacle Manzoni. Al riguardo, risultano già svolte iniziative pratiche, quali la distribuzione di materiale pubblicitario, riportante tra l'altro le preiscrizioni sono aperte dal 26 novembre al 10 febbraio, nonché l'effettuazione di un open day lo stesso 26 novembre, con raccolta di alcune preiscrizioni. Altri due open day programmati risultano essere sospesi e dal Pacle Manzoni è comparso un avviso a riguardo, presumibilmente del dottor Mirante, dirigente del settore scuole paritarie, nel quale si affermerebbe: non è in ballo l'apertura, si intende del nuovo istituto tecnico-economico, ma la sola tempistica, che deve necessariamente tener conto dei tempi della decisione del Comune. Confermo, e lo dica per favore ai colleghi a nome mio, che non è una chiusura, ma una necessità di rispetto dei tempi della decisione. La scuola partirà. Ora, nel momento che non mi risultano delibere di giunta o di consiglio che prevedano l'apertura delle due nuove classi, né tantomeno risulta alcuna proposta di piano di programmazione, chi avrebbe deciso di aprire un nuovo civico istituto? Tutto parrebbe ricondursi a un'indicazione politica, ovvero quella già richiamata dal vice sindaco, indicazione che però pare ignorare la priorità programmatica espresse dal sindaco nel programma elettorale e soprattutto parrebbe scavalcare a pie pari gli organi ai quali si spetterebbe la decisione in merito. Non è certamente un caso che, dopo la presa di posizione del Movimento 5 Stelle del 29 novembre, tutto appaia congelato in attesa dei tempi della decisione del Comune. Non ritengo peraltro che abbia migliorato la situazione la risposta omissiva e con contenuti di disinformazione all'interrogazione che abbiamo presentato sulla riapertura delle scuole paritarie serali. È chiaro che nessun cittadino sarebbe contrario ad attivare un corso di studi, ma perché aprire un indirizzo già offerto da numerosi istituti statali ed invece mantenere chiusi, nonostante la sentenza del TAR, quei corsi di studi delle civiche serali che nessun istituto statale garantisce al momento? Detto più chiaramente, la vice sindaco ha deciso di aprire subito d'imperio due nuove classi di urne, mentre ignora quanto previsto anche dalla sentenza del TAR riguardo al ripristino dei corsi serali paritari cancellati dal tandem Moratti-Moioli. Mi auguro che venga prontamente posto rimedio in regime di autotutela a quanto accaduto, ripristinando le dovute priorità riguardo ai corsi sin qui descritti, senza che le azioni della Giunta si limitino a cercare di mettere una pezza per gioco di squadra, anche ad evitare una fioritura di ricorsi che potrebbero non ultimo configurare anche danni erariali per i costi evidentemente già sostenuti, seppur privi del dovuto iter autorizzativo. Grazie. Consigliere Calise, credo se andiamo...